Ciao a tutti, sono Mattia, bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo di Edge TX, che è un nuovo firmware per i nostri radiocomandi che è basato su OpenTX, è un fork e promette molto bene perché OpenTX è sempre stato molto conservativo nell'introdurre nuove funzionalità e nuovi radiocomandi perché hanno una politica che li porta a rendere sempre compatibili con tutti i radiocomandi anche vecchi di 10 anni le nuove feature e le nuove build di OpenTX. Edge TX ha tagliato un po' dei radiocomandi vecchi e ormai in disuso a favore dei radiocomandi più moderni che possono accogliere le feature che ci servono su questi radiocomandi. Un esempio è la TX16S che con Edge TX ha il touchscreen funzionante mentre su OpenTX non ce l'ha. Io l'ho installata sia sulla mia TX16S sia sulla mia X9D 2019 e in questo video vi mostro come installarlo sul vostro radiocomando. È molto semplice, più semplice secondo me che installare OpenTX, e poi alla fine vi mostro un po' alcune schermate solo per farvi vedere come funziona il touchscreen sulla Radio Master. Innanzitutto dobbiamo andare sul link che vi lascio in descrizione per scaricare l'ultima versione del programmino che va ad installare Edge TX sul nostro radiocomando. Vedete che qui ci sono varie opzioni, c'è la versione per Linux, la versione per macOS e la versione per Windows. Lo scaricate, lo installate, se vi dà qualche warning Windows date tipo altre informazioni installa comunque o cliccate in ogni caso su installa comunque, e una volta installato il programma lo troviamo così. Vedete, questo è il nostro software, la prima pagina che ci mostra è questa, mentre poi se andiamo in flash firmware ci fa scegliere branch e lasciamo releases, version andiamo a scegliere la versione da installare e abbiamo o la nightly, cioè l'ultima versione fatta che magari non è stabile ma che ha tutte le ultime feature, oppure l'ultima versione stabile che nel mio caso è la 2.4.0, che è anche se non sbaglio la prima. Qui abbiamo il tipo di radiocomando che stiamo utilizzando, nel mio caso la TX16S, e da qui si può andare a flashare il firmware del nostro radiocomando. Prima però io vi consiglio di fare un backup della vostra SD in modo che se vorrete tornare indietro e soprattutto se vorrete recuperare i modelli dal vostro OpenTX potrete farlo. Per fare questo dovete andare a collegare il vostro radiocomando e dovreste avere la possibilità di vedere la microSD. Vedete unità USB-G nel mio caso, e qui ci sono tutte le cartelle della mia microSD del radiocomando. Andate a creare una cartella magari sul desktop e vi copiate tutto il contenuto di questa microSD, perché qui avrete le immagini dei modelli che vi siete fatti custom, tutti i vostri Lua script, i modelli e tutto il resto. Salviamola sul desktop e da qui andremo a pescarci un po' di cose se ci servono in seguito, e soprattutto la abbiamo già pronta per tornare ad OpenTX se vorremmo tornare ad OpenTX dopo aver provato Edge TX. Qui vado a chiudere tutto. Nel caso della TX16S bisogna collegare il cavo senza premere nessun tasto e senza accendere il radiocomando e viene riconosciuta in modalità DFU. Invece per entrare nella USB si può fare sia a radio accesa sia accendendo il radiocomando spingendo i due trim orizzontali verso il centro. Ora il mio radiocomando è stato riconosciuto, quindi posso fare flash firmware e vedete che inizia a scorrere. Se invece vi esce una fermata che rimane fissa, vi dice tra l'altro che DFU non è stato riconosciuto e il radiocomando non viene flashato. Ora ci dà che ha finito, possiamo fare close e in teoria se andiamo ad accendere il nostro radiocomando dovremmo vedere Edge TX installato. Io ho verificato e flash sul mio radiocomando è andato a buon fine. Vado a collegare il radiocomando alla USB per andare a sistemare la cartella della SD. Qui infatti
vi dà varie opzioni su cosa scegliere per il radiocomando. Qui andiamo a scegliere la nostra Radiomaster TX16S nel mio caso. Poi ci chiede la lingua del pacchetto voci, vedete che ce ne sono varie disponibili, io mi trovo bene con l'inglese quindi scelgo l'inglese, ma voi potreste andare a scegliere l'italiano per esempio oppure qualsiasi altra lingua. Select disc, ora qui dobbiamo trovare il disco giusto. Guardiamo dal nostro file browser di Windows e vedete che nel mio caso il disco corretto è unità USB G. Vedete che contiene tutte le cartelle, non confondetevi con l'unità che vedete con scritto RMTX16S perché è dove c'è il firmware. Quindi andiamo a cercare G ed è qui. E possiamo dargli erase disk before flashing perché andremo a eliminare tutti i file di OpenTX che potrebbero creare conflitti con EdgeTX. Questo non è un problema se mai volessimo tornare indietro perché abbiamo fatto il nostro backup della microSD. Qui vi dice che verranno cancellati tutti i contenuti a parte i modelli e le impostazioni della radio. Se sei sicuro clicca su continua e noi clicchiamo continua. Installazione dei file sulla microSD sarà un po' lungo, soprattutto se lo fate usando il radiocomando come lettore della microSD. Volendo si può fare la stessa procedura anche con un lettore di microSD e io ve lo consiglio perché sarà decisamente più veloce. Altra cosa, le microSD che di solito vi danno insieme ai radiocomandi sono di qualità bassina e quindi se volete avere processi più veloci nella scrittura di questo tipo di file prendete una microSD di qualità anche per il vostro radiocomando. C'è da dire però che queste operazioni si fanno una volta ogni tanto, quindi magari non ne vale neanche la pena. Ora qua ci dice che ha finito, possiamo fare close e possiamo andare a vedere il contenuto della microSD. Vedete che in modelli ci sono vari modelli qui dentro che non so se siano già i miei corretti. Ora qui ho il backup della mia microSD e qui volendo potrei andare a copiare i miei modelli se non ci fossero già quelli corretti. Poi cosa che posso fare è andare a inserire i miei script, cioè gli script che utilizzo per esempio la telemetria di iNav o di Betaflight e di KISS. In realtà non sono sicuro che tutti i Lua funzionino correttamente su EdgeTX, li proverò tutti e poi comunque ve lo farò sapere. Qui abbiamo per esempio la cartella Betaflight, la cartella Scripts e la cartella Telemetry che possiamo copiare. Poi voglio copiare le immagini dei modelli perché io ho delle immagini customizzate, per esempio ho l'immagine del Sector V5 o comunque dei miei quad, ho le immagini dei miei sfondi e quindi vado nella cartella immagini che in questo caso è vuota e vado a selezionare tutte le immagini dalla mia vecchia microSD e le porto nella microSD di EdgeTX. Mi copio anche cartella Betaflight e cartella Crossfire e dovremmo essere a posto. Quindi posso espellere la microSD, scollego il radiocomando e vi confermo che i miei modelli sono correttamente mostrati sul radiocomando. Ora vi mostro come si presenta EdgeTX. Vedete qui la mia Radiomaster TX16S, andiamo ad accenderla, funziona sempre allo stesso modo. Avete visto che ha caricato la splash screen che utilizzavo anche prima su OpenTX perché l'ho inserita nella microSD copiando dal backup che mi ero fatto. Vedete qui che ho il mio modello. In realtà i modelli quando li vedete hanno questa schermata qui completamente vuota e potete andare a modificare i widget singolarmente per ogni modello. Forse c'è il modo anche di preimpostare questa cosa, però non l'ho ancora visto sinceramente. Cosa secondo me più interessante ovviamente è la funzionalità touchscreen. Vedete, tenendo premuto in un punto vuoto mi compare questo menu dove ho per esempio la selezione dei modelli e vedete si scorrono i modelli, ne clicco uno mi chiede cosa fare con questo modello, faccio seleziona e vedete questa è la schermata che si ha inizialmente con i modelli importati. In realtà per importare i modelli non dovete fare null'altro che copiare, come avete visto prima, la cartella dei modelli in questo radiocomando. Se andiamo a tenere premuto qui potete fare screen settings e funziona tutto uguale ad OpenTX, vedete c'è varie configurazioni, setup widget, qui tengo premuto, select
e se metto BMP mi mette l'immaginetta del mio quad. Qui poi ovviamente i tasti funzionano comunque, quindi vedete il return che ha funzionato normalmente. E sempre dal touchscreen possiamo andare nel menu del radiocomando, radio settings. Vedete la prima schermata che è dove abbiamo i tools. Qui non vedo i Lua script e penso che sia perché non sono preinstallati nel radiocomando come sono invece in OpenTX adesso. Ma se vado nella SD card, vedete che qui ho tutti i contenuti della mia SD card. Se clicco su scripts, vedete scripts, ho per esempio il wizard per la creazione dei modelli. Se torno al return, però esce completamente. Vediamo se vado nel menu tramite i tasti, vedete funziona uguale, se uso anche i tasti page funziona correttamente. E ad esempio cartella crossfire, vado a premere su crossfire Lua C, execute e vedete che sono sul mio crossfire. Poi all'interno del Lua devo usare i tasti perché non supporta ancora touchscreen, questo che è il vecchio configuratore del crossfire. Dovrei provare con la versione nuova che mi ho mostrato da installare, che è TBS Agent Lite, e quello dovrebbe supportare il touchscreen. Comunque avete visto, questa è la differenza fondamentale su questo radiocomando, cioè l'abilitazione touchscreen. Per il resto cambiano un po' i menu, ma la logica del software è sempre la stessa. Anche se andiamo in model, vedete che abbiamo le varie pagine solite, anzi abbiamo anche le pagine che di solito tolgo dal mio radiocomando. Qui vedete che comunque le pagine sono molto simili, cambia un po' magari la dimensione di alcuni caratteri per renderli più facili da usare con il touchscreen. Vedete Edit, qui il menu è sempre lo stesso e il touchscreen devo dire che funziona molto bene. Il touchscreen secondo me promette molto bene per questo software, perché mi aspettavo fosse più una gimmick o comunque qualcosa di non realmente utile. Invece devo dire che mi viene sempre da usare il touchscreen piuttosto che andare a cercare i tasti. Forse il tasto ritorno è forse l'unico che mi viene da usare sempre. Però vedete, entrare nel menu così per me è comodo. Vedete, c'è anche il reset telemetry e comunque tutte le impostazioni sono accessibili da qua. Anche il channel monitor, vedete che funziona correttamente. Niente, provatelo perché è un progetto interessante e come vi dicevo, ha la stessa filosofia che ha Betaflight rispetto al vecchio CleanFlight. Quindi mi aspetto che su EdgeTX inizino ad uscire tante feature nuove e che vorremmo noi modellisti più moderni, diciamo, rispetto a OpenTX che è sempre stato un po' lento nel aggiungere feature e sempre molto cauto nel aggiungerle. Vi faccio un esempio che è iconico, secondo me, il fatto di OpenTX che doveva supportare la Nirvana. E essendo la Nirvana un radiocomando touchscreen, praticamente sono passati anni e non hanno mai introdotto qualcosa che in realtà era già funzionale e che nelle build non ufficiali di OpenTX funzionava tranquillamente. Anche sulla Nirvana voglio provare EdgeTX, anche se non sono sicuro del fatto che ci sia già una versione stabile. Le Nightly le ho viste. Vi lascio in descrizione il link al GitHub di EdgeTX, dove potete scaricare sia i flasher sia andarvi a vedere le feature che sono state aggiunte, soprattutto magari nel vostro modello di radiocomando, e valutare se installare anche voi EdgeTX. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Se lo è stato, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e cliccate sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video.